Un giorno due ragazzi omosessuali prendono un aereo per un viaggio. Arriva la sera, arriva la notte, incominciano a spegnersi le luci e uno dei due fa l'altro: ehi, stammi a sentire, guarda, ti va di fare l'amore? Porco, dice, c'è un toro nella mutanda, guarda, che scapita a parte, ti prego, guarda, non ce la faccio più, non ce la faccio, tra un po' mi esce fuori da su. E l'altro gli fa: no, guarda, ma non possiamo, si accorgono tutti, siamo su un aereo, si accorgono tutti. E l'altro continua, incalza: no, guarda, è arrivata la notte, ormai dormono tutti, ti faccio vedere. A un certo punto si alza in piedi e fa e grida: qualcuno c'ha uno sigaretto? Certo, la sigaretta sull'aereo, ma nessuno risponde. Allora che fa? Si abbassa e fa: vedi, te l'ho detto, porco, dici, stanno tutti dormendo, ti prego, facciamo un amore, non ce la faccio più, non lo posso più. E allora si convince l'altro e fanno l'amore tutta la notte, sbudum, sbudum, sbudum. Ma dai, proprio una roba inaudita. Alla mattina l'aereo arriva. La hostess fa a uno dei passeggeri: buongiorno signore, com'è andato il viaggio? Fa: ehi, te devi sta zitta, un mal di denti. Ma poteva chiedere un analgesico, che so, un'aspirina, qualcosa per calmare il dolore. E lui fa: ma sta zitta, una chiesa una sigaretta, porca mastella, se l'hanno inculato tutta la notte. Ma, cioè, poi poteva da chiamare un analgesico, porca mi mazzane, oh bella, sta c'è una testa.